una storia lunga, che ovviamente per chi ha la montagna ha sempre visto il canalone della ferrovia, che per anni è separato con parte del quartiere, e dopo tantissimi anni, insomma, che praticamente non è stato fatto nessun intervento in quell'area, fu prevista il fondamento della ferrovia per poter fare una stazione sotterranea. Ora, dopo che fu inaugurata la stazione, a seguito del fondamento appunto della ferrovia che si è spostata a livello sotterraneo, si è liberata quest'area al centro del quartiere Monteverde, un'area verde in un quartiere dove, diciamo, un quartiere dove il terreno in particolare non ci sono vicine altre aree verdi. Quindi i cittadini, dopo la inaugurazione della stazione, in varie imprese, vari gruppi cittadini hanno chiesto di intervenire su quest'area, anche perché era un'area abbandonata sostanzialmente senza un'illuminazione adeguata e senza un uso pubblico, e anche potenzialmente pericolosa per una serie di fattori. Quindi, diciamo, in particolare il comitato di quartiere Quattrovecchia fece a maggio una petizione per chiedere la sistemazione dell'area, e successivamente un gruppo cittadini riuniti nel coordinamento con i comuni, cioè cittadini associati e cittadini singoli, avviarono praticamente un processo partecipativo riunendosi ogni giovedì all'interno del vascello per permettere a tutti di dare dei suggerimenti progettuali rispetto alla sistemazione dell'area. Quindi praticamente, come dicevamo, quindi come ha detto la presidente Maltese, il processo partecipativo è già stato fatto, è stato fatto in modo autonomo dai cittadini senza ascoltare direttamente le istituzioni. Cioè i cittadini già hanno fatto il processo partecipativo, hanno coinvolto tutti i cittadini dell'area, e infatti è risultato un progetto, a mio parere, che riesce a ricomprendere tutti i bisogni del territorio che non vengono soddisfatti. Ora permettiamo che il municipio su quell'area aveva già fatto un progetto per una signorina, perché quella di, diciamo, nell'area del territorio manca. Infatti all'interno della differenza di popolare fu ricompreso anche l'asilo. Che cosa consiste questo progetto, per chi non lo sa? C'è una vengono previste delle funzioni sportive, cioè dei campi di gioco, i cosiddetti playground, cioè aperti, non a disposizione come sono in altre città del mondo o in altri Stati Uniti, che chiunque può venire qua a giocare sostanzialmente. È previsto in funzione delle scuole delle vicine che non hanno impianti sportivi, ma anche per chiunque voglia andare a giocare. Poi è prevista un'area, diciamo, attrezzata nel canale, che permette sostanzialmente, nel progetto originale era previsto, diciamo, un'area per il farmers market, cioè per il mercato dei contadini su base settimanale, che però potrà in una fase successiva anche avere altri usi, insomma, diciamo, una piazza attrezzata sostanzialmente. Poi c'è lo spazio all'interno della stazione che credo nel periodo stato abbiamo già segnato per fare un bar, e che potrebbe diventare anche, se ci sarà la volontà dei gestori, un caffè letterario come quello che già esiste alla stessa. Quindi c'è potenzialmente anche una funzione culturale nell'area. E sempre andando dalla parte verso, diciamo, la circolazione già di Firenze, è prevista nel progetto un'area, cioè un anfiteatro per spettacolo all'aperto, e un'area verde, libera, perché, diciamo, credo che ci sia l'esigenza più grande sentita da tutti, che i bambini possano giocare all'aperto liberamente. E quell'area sostanzialmente è dedicata ai bambini, cioè questa è una cosa molto importante a Monteverde, che appunto non ci sono aree per i bambini dove possono giocare liberamente. Andando più avanti, permettiamo che lungo tutta quest'area c'è una pista ciclabile che è già stata impostata, che faceva parte del biciclan comunale
progetto prevede una funzione a orti sociali con per bambini e per anziani, ma gli orti sono una funzione ambivalente e socializzante. Però da tutte le esperienze estere e italiane di questo tipo, ritengo appunto questo tipo di intervento sul territorio sia funzionale appunto a ricreare sostanzialmente un mancolo di quartiere. La lista civile la rappresento subito dopo che questo gruppo cominciò a lavorare, appoggiò la proposta della deliberazione popolare, raccogliendo anche le firme, però dall'esterno, perché è giusto che in qualche modo le forze politiche siano all'esterno dai progetti proposti politici, non si devono mettersi come ostacolo di fronte ai bisogni espressi dei cittadini, cioè devono in qualche modo eseguire la volontà dei cittadini quando questa è espressa in modo diretto. Quindi questo processo partecipativo è l'espressione della democrazia diretta, che secondo me è molto una forma di democrazia molto più alta di quella rappresentativa. Ed è un processo che è avvenuto in modo qualificato, cioè nel senso non sono solo state espresse delle funzioni, ma sono state espresse in modo qualificato. Quindi sostanzialmente i cittadini quando si mettono insieme possono anche essere molto più efficaci di quello dei politici. Questa era la mia personale parere. Quindi sostanzialmente invito tutti a votare questo atto per dare una possibilità in qualunque forma sia che questo progetto venga realizzato. Grazie. Grazie. Che potrebbe avviare un percorso di interazione tra cittadini e amministrazione se si giungerà a una relazione positiva. Il nostro è un coordinamento formato da associazioni, livelli formali e singoli cittadini che alcuni anni fa si sono uniti per prendere in considerazione e lavorare su esigenze che nascevano dalle comunità, le realtà che vivono intorno all'area 4. Quindi abbiamo accolto le esigenze di tutte le realtà che si sono volute avvicinare e che abbiamo incontrato. Ci siamo sentiti offesi dalla affermazione della nostra dipendenza da forze politiche, in quanto pensiamo che ci siano vari modi di essere cittadini. Alcuni pensano che ci sia il modo unico di essere dipendenti da qualcuno. Noi invece pensiamo che si possa essere cittadini in modo autonomo, però rimanendo una collettività, e in numerosi incontri che ci hanno visto promotori anche su questo argomento possono dimostrare benissimo la nostra autonomia, come anche tutto il lavoro che è stato fatto di mettere insieme richieste fatte le esigenze fatte dai vari gruppi che si sono alla fine trovati comuni sul progetto che oggi è all'ordine del giorno. Tenevamo appunto a dire queste poche cose, perché il tempo è assolutamente limitato, forse per chiarire a chi non ci conosce qual è la nostra origine e il nostro percorso, appunto collettivo e assolutamente indipendente. Grazie. Chi è contrario? Chi si astiene? 4, consigliere Lampi, consigliere Giudici, consigliere Valente, consigliere Stefanini. L'asta passa alla consigliere chiuso. Ciao. Chi vuole
una piantina. Ma cosa?